Nel quinto video dedicato all'analisi cinematica di PCM vogliamo parlare ancora del ribaltamento semplice e poi introdurre il meccanismo di flessione verticale, che è un altro cinematismo di collasso molto importante per diverse tipologie di edifici. Bene, questo è un esempio tratto dalla bibliografia di riferimento e più esattamente dal volume Analisi strutturale per il recupero antisismico di Cangi, Carabuoni e De Maria. Si tratta dell'esempio di un edificio a gubbio. Più esattamente è una cella interclusa in un aggregato edilizio e la parete che noi andiamo a esaminare è questo prospetto con le aperture che si trova appunto intercluso fra edifici ai quali non è sostanzialmente ben ammorsato, cioè le pareti ortogonali non sono collegate in modo sufficientemente appunto efficace alla nostra parete stessa, per cui dobbiamo fare dei tagli verticali in corrispondenza degli spessori delle pareti ortogonali, ed è quelli che stiamo facendo in questo momento, per mostrarvi come isolare proprio il fronte che viene sottoposto al ribaltamento semplice. Avevamo già in precedenza costruito il modello architettonico, che quindi lo troviamo già schematizzato insieme ai solai dove abbiamo inserito ovviamente carichi sia del livello intermedio che della copertura. In questo momento i solai non sono attivi graficamente e quindi, ora li potete vedere, questi hanno generato i carichi che poi hanno determinato l'analisi della parete. Ecco, nell'esempio riportato nella bibliografia viene trattato l'arretramento dell'asse, più esattamente viene scelto una tipologia di distribuzione delle compressioni triangolare del tipo evidenziato nella figura. Ecco, e avendo scelto un'opportuna resistenza a compressione che risulta di 4,16, abbiamo un arretramento della cerniera di 0,032, che effettivamente corrisponde a quella. Al valore che è riportato nell'esempio in bibliografia. Quindi confermando con OK si ha questo arretramento e si ottiene un valore del moltiplicatore di collasso, come potete vedere, pari a 0,115, coincidente in sostanza con quanto riportato nell'esempio. Ecco, questo quindi è il ribaltamento semplice, possiamo anche vedere nello spostamento della parete usando la grafica. E ci proponiamo quindi di studiare come stabilizzarlo attraverso un tiro posto in sommità. Ora, anzitutto, seguendo un po' la traccia dell'esempio riportato in bibliografia, risulta che inserendo una forza intorno a 6,5 kN, stabilizzante appunto in sommità, si dovrebbe avere un avvicinamento del risultato ai valori della sicurezza. Quindi vediamo cosa accade. Come fare a inserire una forza in sommità? Seguo ovviamente gli assi globali che mi dicono che la Y deve essere positiva per lavorare appunto verso l'interno dell'edificio e quindi definiamo una Y di 6,5 kN. Bene, come vediamo il moltiplicatore di collasso risulta immediatamente superiore a prima con verifica soddisfatta dal punto di vista della PGA e del periodo di ritorno. Ovviamente nella scheda dell'azione sismica avevamo inserito tutte le caratteristiche dell'edificio per la sua zona di ubicazione e il suo spettro di risposta. Bene, un altro aspetto interessante è quello che si avrebbe descrivendo la presenza di un cordolo in sommità. Seguendo il primo caso che è presentato sempre nell'esempio, questo cordolo può lavorare grazie anche a fenomeni attritivi con una azione che può essere considerata appunto un taglio pari a 35,34 kN. In corrispondenza di un peso proprio che possiamo quantificare in 30,63, avrà il segno meno perché è diretto verso il basso, e questo è il peso proprio del cordolo. Ovviamente la forza di attrito dipende anche dal carico che agisce sopra alla parete,
Ecco, gli effetti di questa azione sono immediatamente visualizzabili nel fatto che si ottiene un moltiplicatore di collasso dell'ordine di 0,26, quindi nettamente superiore a prima, in sostanza compatibile anche con quanto riportato nell'esempio, dove ovviamente vi sono alcune piccole differenze dovute alle modalità di schematizzazione, ma il concetto è che appunto possiamo esprimere in questo modo anche l'azione stabilizzante fornita dal cordolo. Ecco, sempre su questo edificio cominciamo a introdurre il caso della flessione verticale. Vogliamo cioè costruire un nuovo cinematismo, questa volta analizzando questo meccanismo, che riguarda appunto il fatto che le pareti del piano secondo e terzo si inflettono reciprocamente ruotando intorno a un asse posto alla metà e poi c'è un altro asse di rotazione posto alla base ed un carrello posto in sommità. Bene, per farlo abbiamo duplicato il cinematismo che avevamo definito in precedenza e adesso andiamo a definire il cinematismo di flessione affidandoci al comando di definizione del cinematismo. Quindi scegliamo la flessione di parete vincolata ai bordi e ci chiede di definire il primo punto della cerniera inferiore e il punto finale. Successivamente è necessario individuare un punto appartenente alla cerniera intermedia, che noi definiamo nel bordo interno del muro al livello intermedio, e un punto di definizione per il carrello superiore, che definiamo all'interno. A questo punto il cinematismo diventa un cinematismo composto, infatti si compone di più assi che vengono identificati dalle lettere A, B e C nella grafica. Come Ecco, A, B e C sono quindi i vedete, propri vincoli cinematici. sì, dove A è la cerniera inferiore, B la cerniera intermedia e C è il carrello posto in sommità. A questo punto è necessario differenziare i corpi partecipanti, non è più sufficiente infatti selezionarli o deselezionarli, è necessario anche stabilire quali siano i corpi che ruotano rispetto alla cerniera A e quali siano quelli che ruotano intorno a B. Quindi prendiamo il comando seleziona corpi e clicchiamo una volta sul corpo di tipo A in modo che diventi un corpo B, cioè un corpo che ruota intorno a B. Ecco, ovviamente Fatto ricliccando sopra questo, tornerebbe A, quindi il click serve a fare una rotazione in sostanza fra la tipologia A e sì, esatto. ecco, perfetto. Con questo si conclude la modellazione della flessione. L'anteprima ci fa vedere il movimento dettato da questo cinematismo. Notiamo la flessione della parete e il fatto che i punti che si trovano in corrispondenza del carrello C rimangano sullo stesso piano verticale. Ecco, può essere interessante arretrare gli assi. In questo caso possiamo arretrare sia l'asse alla base del cinematismo che quello in posizione intermedia, anche indipendentemente tra loro. Sì, infatti è sufficiente selezionare l'asse di rotazione. A questa volta abbiamo due valori dell'arretramento, uno relativo alla prima cerniera, cioè la cerniera inferiore, e uno relativo alla cerniera intermedia. Ecco, proviamo a schematizzarli entrambi. Supponiamo di utilizzare il valore che appunto ci viene proposto al nostro form con una resistenza a compressione sempre di 4,16. Bene, questa volta abbiamo un arretramento di 0,034 alla cerniera inferiore. Vediamo invece la cerniera intermedia. Abbiamo un arretramento di 0,018. I valori L'arretramento, differiscono certo, anche perché dipende. dipendono dal carico verticale in corrispondenza della sezione dell'asse, che in questo caso è inferiore rispetto alla prima cerniera. Esatto. Bene, rapidamente vediamo come si è modificato il nostro cinematismo. Siamo sempre in valore di sicurezza, facendo uno zoom riusciamo a vedere proprio l'arretramento degli assi rispetto al bordo. Sì. Bene, Ecco, quindi anche la flessione verticale può essere in questo modo ampiamente descritta in tutte le sue caratteristiche.